Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro sul tema crescita e occupazione. Nella sua Agenda 2020, l'Unione Europea richiede tre caratteristiche fondamentali per lo sviluppo economico e quindi per la crescita. Una crescita intelligente, quindi basata sulla conoscenza e sull'innovazione, una crescita sostenibile, quindi più efficiente sul profilo delle risorse, più verde, più competitiva, e una crescita inclusiva, quindi un'economia che crea occupazione e che favorisce la coesione sociale. È proprio questo terzo aspetto che vorremmo mettere al centro di questo incontro, avendo fra di noi, e lo saluto caramente, Enrico Giovannini, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. E abbiamo quattro rappresentanti di realtà imprenditoriali per il quale il nesso crescita e occupazione è un must e non un optional. Saluto Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia. Francesco Caio, amministratore delegato di Avio. Mauro Moretto, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato. E Marco Morganti, amministratore delegato di Banca Prossima del gruppo Intesa San Paolo. Abbiamo concordato di fare due round, due giri di interventi di ognuno, nel quale io vorrei chiedere al primo, nella prima domanda, a ognuno delle realtà imprenditoriali, che cosa loro fanno. Hanno fatto, fanno e faranno proprio per sostenere dentro nelle loro aree di competenza una crescita che crea occupazione. E in un secondo giro chiederemo a ognuno che cosa lui ritiene particolarmente importante che faccia la legislazione, che faccia lo Stato, che facciano anche le regioni perché loro siano agevolati nel creare l'occupazione dentro le loro realtà. Cominciamo con Domenico Arcuri. Invitalia dichiara di avere come scopo, cito, favorire l'attrazione di investimenti esteri, sostenere l'innovazione e la crescita del sistema produttivo, valorizzare le potenzialità dei territori. L'Italia però si trova al 78° posto nella sua attrattività per investimenti esteri. Al contempo, tutti dicono che senza investimenti esteri la crescita in Italia rimane molto problematica. Come usciamo da questa quadratura del cerchio? Buonasera e grazie. Dunque, aggiungerei un anche, diciamo che anche senza investimenti esteri la crescita è problematica. Diciamo che se cominciassimo ad avere investimenti italiani già sarebbe un passo avanti e se a questi si aggiungessero quelli esteri, ovviamente ancora meglio. Perché noi siamo in retroguardia clamorosa nel ranking dei paesi attrattivi per gli investimenti esteri e presto detto, anche se di diagnosi siamo tutti pieni e di soluzioni meno, noi siamo un paese che al di là dei luoghi comuni che individuano, diciamo, nella criminalità organizzata, nel troppo fisco o nella rigidità del mercato del lavoro, le cause più importanti, noi nella realtà siamo un paese molto lento. Siamo un paese in cui la pubblica amministrazione, già stratificatasi negli ultimi decenni e ormai rappresentabile come un magma spesso indistinto, l'esperienza che noi facciamo e che al di là delle nostre dichiarazioni, quest'anno ha portato due grandi investimenti esteri in Italia, che è una bella notizia, eccezionale e piccola rispetto a quanti investimenti esteri ci sono negli altri paesi. La Rolls-Royce ha fatto uno stabilimento per produrre pale per i Boeing in un posto incredibile, a dirlo, che si chiama Morra de Santis, in provincia di Avellino.
e l'Unilever ha fatto un investimento per raddoppiare una linea di produzione di prodotti alimentari a Caivano, in provincia di Napoli. Li cito solo per dire che pur nella difficoltà l'Italia ha mostra qualche segno di reattività. Perché gli stranieri non vengono in Italia? Noi siamo cresciuti in un mondo in cui ci hanno spiegato, spesso a ragione, che la risorsa scarsa era il capitale. E i governi degli ultimi decenni hanno organizzato sistemi di agevolazione per venire incontro a questa scarsità di capitale. Il mondo era pieno di gente che aveva idee e progetti, ma non aveva sempre tutti i soldi per farli diventare imprese, PIL, occupazione, sviluppo. Sarebbe il caso di accorgersi che questo schema è semplicemente finito. Noi oggi viviamo in un mondo in cui la risorsa scarsa è il tempo. I governi dei paesi che sono più avanti di noi hanno affrontato questo schema, questa novità, e hanno organizzato sistemi, attori e modelli che vanno incontro ad una semplice evidenza. Costruire uno stabilimento manifatturiero in Irlanda o in Estonia ed essere certi che questo stabilimento manifatturiero verrà realizzato in 3 mesi e provare a farlo in Italia ed essere certi che questo stabilimento verrà realizzato in 3 anni, foste voi un imprenditore straniero, dove lo fareste? E perché in Italia ci vogliono 3 anni, faccio per dire, e non 3 mesi? Perché in Italia la pubblica amministrazione è ormai un grande labirinto in cui si entra, tutti sanno qual è la porta d'ingresso e non si sa né quando né se ci si esce. Ho già raccontato qui qualche anno fa, lo racconto volentieri di nuovo, sperando di non essere ascoltato da troppa gente che l'ha già sentito, il caso di un imprenditore turistico importantissimo, straniero, che 5 anni fa voleva realizzare 2 resort, uno in Sassonia e l'altro in Sicilia. Dopo 3 anni aveva inaugurato il resort in Sassonia e immaginava di farne un altro. Dopo 3 anni in Sicilia non aveva ancora cominciato a fare i lavori. Sapete perché? Perché una delle 18 buche del campo da golf che aveva progettato, secondo la locale autorità pubblica, era troppo vicina al bagnasciuga. Ricordo di essere stato ad una conferenza di servizi a Palermo, che è un'esperienza che consiglio a chiunque voglia formarsi alla modernità, un'alternativa alla lettura di Gomorra, e a questa conferenza di servizi io mi presentai dicendo: ma posso fare una domanda? Il bagnasciuga è di per sé un'entità dinamica, dipende dalla corrente, dipende dalla luna, certe volte più vicino, certe volte più lontano. Com'è possibile dire che una buca, che un punto fermo, è troppo vicina ad una cosa che si muove? Ogni tanto sarà troppo vicina, qualche altra volta sarà troppo lontana. E vi sembra questa una ragione sufficiente per bloccare un investimento che darebbe lavoro ad alcune centinaia di vostri concittadini che non ce l'hanno, riaprirebbe i flussi turistici verso questo luogo? Oggi questo investimento è stato fatto, il tempo che è stato necessario è triplo rispetto a quello che è stato necessario in Germania. Fin quando in Italia le buche saranno troppo vicine al bagnasciuga, sarà davvero difficile recuperare posti nella classifica nella quale noi oggi siamo. Poi certo, se è davvero troppo vicino, gli investimenti non si fanno, però se il bagnasciuga non si riesce a fermare e si muove sempre, è difficile sostenerlo e non è una ragione sufficiente altro che per raccontarlo qui. Grazie.
Avio è un gruppo internazionale che realizza sistemi e componenti per l'aeronautica civile e militare. Il gruppo, con più di 100 anni di tradizione, ha sede in Italia, opera in 4 continenti, ha più di 5.200 dipendenti, di cui 4.500 in Italia. Il gruppo non va bene, va benissimo. Solo un dato, 16% di ricavi, crescita del 16% dei ricavi nel 2012, altri dati ve li risparmio perché è un'unica crescita. Domanda quindi a Francesco Caio, qual è il segreto che ha fatto crescere questa azienda in mezzo a ciò che noi sperimentiamo tutti come crisi economica e finanziaria e come questo poi si trasforma nella vostra azienda in occupazione? Mentre uno potrebbe anche dire io razionalizzo brutalmente per aumentare ancora di più i ricavi. Grazie. Io, come spesso dico quando parliamo fra colleghi, bisogna anche riconoscere che siamo un po' privilegiati perché operiamo in un settore che cresce di per sé, cioè l'aeronautica civile in particolare in questo momento è in una crescita esplosiva in tutto il mondo. Se qualcuno di voi volesse ordinare un 777 stasera lo consegnano fra 7 anni, quindi bisogna prepararsi per tempo. Rispetto a quello che diceva prima Arcuri, sicuramente noi siamo privilegiati, però siamo anche la testimonianza che le cose si possono fare in Italia, che industria, crescita e occupazione si può fare in Italia. E l'investimento di General Electric, che ha investito 4 miliardi e mezzo di dollari per comprare l'azienda e si è impegnata a investirne 1,5 miliardi nei prossimi 10 anni negli impianti e nei centri di ricerca italiani, è la dimostrazione che in certe condizioni si ottengono dei risultati e si possono fare delle cose anche in Italia, pur con le difficoltà che condivido pienamente venivano prima segnalate. Segreti non ce n'è, io posso fare un elenco di fattori che hanno fino ad oggi consentito all'azienda di avere questi risultati, senza un ordine particolare e dei flash. Il primo, io penso che c'è sempre stata in azienda e si è rafforzata in questi anni la capacità di scegliere, di decidere le cose che si fanno e le cose che non si fanno e di scegliere sulla base di quelle che sono le dinamiche di mercato, cioè capire dove è il mercato, dove va il mercato e fare delle scelte, che significa prendersi dei rischi gestendo sia gli investimenti delle cose che bisogna costruire sia il phasing out di attività che non sono più centrali. Il secondo è sicuramente il fattore umano, le competenze. Noi operiamo in un settore che è caratterizzato da forti tecnologie e non possiamo non mettere nelle responsabilità più forti i migliori, quindi un meccanismo di meritocrazia, che però è una meritocrazia corale, non una meritocrazia brutale. I più bravi resistono e quelli più i somari si buttano via. Si creano delle dinamiche di team, delle interfunzionalità che sono apprezzate dai clienti e che consentono a noi di inserire nei processi aziendali meccanismi di innovazione molto, molto avanzata. E il terzo, anche qui non è un mistero, la disciplina gestionale, cioè alla fine l'azienda è fatta di fatturati, di costi, di capitale circolante, di investimenti. Esiste una componente, non dico umile, ma insomma quotidiana, esiste la gestione che fa la differenza per poter stare sul territorio. Chiudo con una considerazione di tipo un po' più esogeno all'azienda. Non so se per fortuna, ma penso anche perché ce la siamo costruita, noi abbiamo impianti in Italia e il fatturato completamente all'estero. Non è proprio così, ma semplifico. I nostri grandi impianti sono a Torino, sono a Polignano, sono a Brindisi e a Colleferro facciamo l'attività spaziale. Bene, in ognuno di questi impianti noi siamo riusciti a lavorare in modo molto vicino al territorio. In particolar modo il rapporto con le università locali sono, secondo me, un punto di vantaggio competitivo molto forte per la nostra impresa. E quando nelle discussioni con i colleghi americani di General Electric si sono fatte delle valutazioni su dove andare a fare gli investimenti sono stati fatti e continueranno a essere fatti in Italia perché si è privilegiato un rapporto molto stretto, molto armonico con i politecnici, ma non dico solo quelli del nord, Milano e Torino, con l'Università di Bari, con quella di Lecce, con quella di Pisa e Firenze per la fluidodinamica. Quindi quando
che ripeto, sono un privilegiato, ma ogni tanto delle testimonianze vanno date, forse noi siamo un caso, ma neanche penso così unico, però si cresce, si investe, abbiamo creato 300 posti di lavoro negli ultimi 2 anni, stiamo per aprire una nuova fabbrica su nuove tecnologie di manufacturing vicino a Novara, sarà una fabbrica molto diversa da quelle che abbiamo, perché è una fabbrica ad altissima densità tecnologica. Abbiamo un rapporto con l'università e siamo riusciti a attrarre investimenti dall'estero. Poi ci sono delle considerazioni, magari le farò nel secondo giro, no? Però ecco, io vedo, forse perché siamo stati molto lontani da Roma, forse perché la gente non ci conosce, forse perché non raccomandano i cugini e i parenti, non lo so, noi non dispiace affatto, però non è per prendere un applauso semplice, perché poi si conosce, confrontandosi anche con colleghi che vivono in altre realtà, la pena che alcune relazioni con le istituzioni comporta. Però ecco, onestamente, Avio è un'azienda che in Italia ha fatto industria, continua a fare industria e ha prospettive di crescita alimentate da un rapporto positivo col mondo accademico. Grazie. Il che vuol dire però di influsso positivamente che abbiamo università che sanno competere a livello internazionale. Università italiana. Sono assolutamente strepitose, sono fonte oggi di manodopera di altissimo livello a basso costo. Gli ingegneri italiani sono, e le ingegneresse italiane, noi abbiamo un gruppo di ragazze che ha messo in orbita Lega, che è all'onore del mondo e che rappresentano una forza competitiva enorme per il Paese. Le ferrovie dello Stato occupano 80.000 persone, alcuni con livelli di competenza molto alte, penso a ingegneri anche formati nelle università italiane, suppongo, per rifarmi all'osservazione di Francesco Caio. Poi quello che mi ha molto sorpreso studiando il vostro sistema è che avete dentro le ferrovie dello Stato un sistema formativo di alto livello fino al sostegno dei ragazzi e delle ragazze in master internazionali. Ma la prima, quindi due domande. La prima, il fatto che le ferrovie dello Stato sono entrate nella concorrenza europea è stato un aiuto per la crescita, sì o no? In che modo? E secondo, in che modo questo di nuovo è diventato un momento che privilegia l'occupazione, perché io ripeto ancora, non è scontato che la crescita di un'azienda diventa un fatto occupazionale, quindi anche su questo forse una precisazione. Grazie. Ma noi non abbiamo una storia come quella di Avio così lineare, noi abbiamo visto momenti di luci e di ombre. Siamo in questa fase di particolare spolvero, nel senso che da un po' di tempo che stiamo inanellando anno dopo anno buoni risultati, e l'Italia si è trovata ad avere, ed è una cosa rara, una grande impresa di servizi con una importante catena di fornitura di alto livello, e che può decidere anche su quella che è la sua capacità come Italia di essere attrattiva o non attrattiva agli effetti di quella che è, come dire, la domanda di insediamento mondiale. Come abbiamo fatto? Prima avevamo il problema che solamente 7 anni fa avevamo un'azienda sostanzialmente fallita e quindi dovevamo rimetterla in piedi. Quindi l'operazione salvataggio è stata un'operazione di creazione di posti di lavoro sostanzialmente. Secondo, abbiamo fatto un'operazione di grandissima innovazione, soprattutto innovazione tecnologica. Oggi i nostri sistemi sulla rete, sui treni, sono i più avanzati al mondo. I nostri sistemi a alta velocità controllano istantaneamente qualsiasi momento la velocità del treno e possono tranquillamente sostituirsi al macchinista. Quindi incidenti che abbiamo visto negli ultimi tempi non si realizzano in Italia. Grazie al fatto che abbiamo avuto coraggio di fare una robusta commessa innovativa, abbiamo trovato anche imprese in Italia capaci di dare risposta. Il settore ferroviario italiano oggi è un settore all'avanguardia, inteso come filiera anche industriale di riferimento. Terzo,
Abbiamo poi messo a sistema tutti quanti i nostri processi industriali e commerciali, siamo un'azienda molto particolare, molto vasta sul territorio, e questo ci ha permesso di poter ottimizzare i nostri processi, evitare diseconomie, concentrare tutte le nostre risorse su importanti investimenti. Gli investimenti sono quelli che si vedono anche in questi giorni, c'è il nostro stand là. Non c'è solo l'alta velocità, che è stata comunque, credo, l'operazione di successo più importante dell'Italia negli ultimi 10 anni. E tra parentesi voglio dirvi, lo diceva stamattina un giornalista, non ricordo su quale giornale, se voi andate a vedere la stampa di 15 anni fa sulla costruzione dell'alta velocità, c'era mezza Italia che non la voleva. Oggi non c'è nessuno che non la voglia, e anzi ci sono tutti quelli che sono stati esclusi che la vogliono, anche magari per poter servire dei paesi di 50.000 persone. Abbastanza difficile, ci hanno provato in Spagna, hanno sospeso 3 linee a alta velocità per mancanza di clienti, quindi la programmazione bisogna farla anche nell'investimento. E stiamo a questo punto facendo un'operazione di grande investimento, siamo arrivati a investire 10 miliardi in un piano quinquennale, di cui siamo già al terzo anno, in autofinanziamento, che vengono ad accoppiarsi agli altri 7 miliardi che sono forniti dallo Stato per la parte infrastrutturale. L'equivalente di questa cosa vuol dire circa 200.000 uomini anno di occupazione, e occupazione pregiata, occupazione che è fatta tutta in filiere di alta tecnologia, di alta innovazione, anche perché noi concepiamo come nostro dovere, nella parte di ruolo di impresa che siamo, quella di far sì che ogni volta che apriamo una nuova commessa di investimento si alzi il livello della domanda di innovazione. Lo riteniamo un fatto fondamentale, fisiologico, per una grande impresa. Tutto questo è stato dovuto al fatto che, nonostante il grande processo di riconversione che abbiamo fatto, che quindi ha voluto anche dire tagli dolorosi, abbiamo sempre mantenuto intatto l'investimento sulle risorse umane, soprattutto quelle pregiate. In particolare sono d'accordissimo con quello che diceva Caio in merito alle scuole di ingegneria italiana, sono veramente di alto livello, soprattutto la parte dell'ingegneria industriale, meno quella gestionale sul quale avrei qualche difficoltà, e quando si fa riferimento ai Politecnici di Milano-Torino, alla Federico II, a Roma Ingegneria Sapienza e così via, si è sicuri di poter contare su dei vivai importanti di giovani in grado di poter essere ai massimi livelli al mondo, e peraltro con un vantaggio che veniva detto, e cioè a basso costo relativo, perché molte multinazionali mantengono centri di ricerca in Italia semplicemente perché il rapporto costo del lavoro rispetto al risultato che questi possono dare sono eccezionali. Mi pare che IBM in particolare abbia un buon centro in questo senso, e naturalmente noi come grande impresa ci poniamo il problema di essere luogo di creazione di vivaio interno, ma anche ruolo di presa verso le università e le scuole per poter rilanciare. Questo poi ci permette anche di poter selezionare gruppi dirigenti importanti. Io ricordo che questa cosa una volta la faceva l'IRI, lo faceva l'ENI, adesso sempre di meno viene fatto, bisogna che qualcuno lo faccia anche in Italia, perché non lo faranno mai le piccole imprese. Lascio poi al Ministro Giovannini una considerazione che faceva stamattina proprio in merito al ruolo delle grandi imprese rispetto alle piccole, proprio sulla capacità di poter valorizzare risorse umane importanti. E ci poniamo il problema di andare in giro per il mondo. Noi siamo anche noi in tutti i continenti, non solamente in 4. Abbiamo piantato 2 bandierine con la nostra società di ingegneria Italfer in Australia, e abbiamo proprio l'ultima cosa abbiamo vinto una gara di sostegno al governo brasiliano per poter ricostruire la gara dell'alta velocità Rio de Janeiro San Paolo, che è abortita per ben 3 volte. Quindi abbiamo costruito un'ottima reputazione anche internazionale. Ci aiuta la competizione? Sì, ci aiuta la competizione più che in Europa e in Italia, perché siamo il paese a più alta competizione. Siamo l'unico paese al mondo dove c'è una competizione sull'alta velocità. Tutti i nostri servizi sono aperti alla competizione. Semmai a volte c'è un problema, e che non abbiamo tanti concorrenti per un piccolo fatto, che spesso non si riescono a fare quattrini. E per poter entrare in competizione con noi bisogna riuscire a battere un competitor, noi, molto complicato.
Noi in questo momento siamo, lo dico per quelli che sono i cultori delle cifre, benchmark europeo sull'EBITDA margin. Abbiamo il 23,5% come gruppo. Il secondo, che per me era allora benchmark, 6 anni fa, Deutsche Bahn, ha il 13. Noi siamo partiti 7 anni fa da meno 10, eravamo in perdita costante di 2 miliardi all'anno, 2 miliardi 150 milioni all'anno di perdite. Ecco, ricapitolando, cercando di costruire buoni prodotti e buoni sistemi che vanno a vantaggio di un paese che nei servizi trova forse una delle barriere più importanti all'accesso di capitali. I capitali vanno dove c'è tempo di risposta immediato, perché hanno bisogno di avere immediato ritorno dell'investimento, e la valutazione costo-opportunità, naturalmente si sceglie dove l'opportunità è migliore, e per fare opportunità bisogna creare le condizioni. Le condizioni sono quelle, si può dire, della magistratura civile, dei problemi delle regole troppo burocratiche che abbiamo noi, il fatto che abbiamo ancora legislazioni che appartengono non al XX secolo, ma al XIX secolo. Cioè tutte le cose che invece di aiutare nella velocità di risposta frenano in continuazione la velocità di risposta, e non sappiamo abbatterle, anche perché paradossalmente, qui scusate, sono ingegnere quindi mi perdoneranno i giuristi, la scuola di diritto italiano, più che porre problemi di agevolazione allo sviluppo, pone problemi di vincoli e norme che affogano lo sviluppo. E questo è un baratro. E paradossalmente, unendo questo all'altro incredibile difetto italiano di legificare su tutto, abbiamo i poveri burocrati che non hanno uno spazio autonomo di risposta nel dare autorizzazione, perché tutto è legificato, e quindi questi hanno paura ogni volta che si muovono di andare a finire in galera. Noi dobbiamo fortemente delegificare, fortemente delegificare. E perdonate se concludo con questo, per poter sperare in qualcosa: quando si fa una direttiva europea, smettiamo di doverla indorare di 50 milioni di cose tutte italiane che non servono nulla, se non a fare rallentare i tempi di risposta e a lietificare i costi in maniera folle, le nostre infrastrutture, per i vincoli tutti nazionali che nessuno si sogna di mettere in Europa. Costano il 50% in più e non c'è certezza nell'andare avanti. Portavo l'esempio delle costruzioni della stazione di Bologna interrata o di Firenze interrata. La stessa roba. A Bologna si fa, a Firenze non si capisce perché non si può andare avanti. Ecco, se noi non riusciamo a risolvere questi problemi, avremo sempre difficoltà a farci capire fuori, e se poi non riusciamo anche a dare un po' di stabilità politica, per cui le imprese possono fare un minimo di programmazione, almeno a medio termine, evidentemente non riusciremo a dare quelle garanzie necessarie e minime per poter produrre investimento in Italia. Grazie. Grazie. Banca Possima è una banca dedicata al mondo del non profit. Secondo le pubblicazioni dell'Istat, non so se sono state fatte ancora sulla sua regia, dicono che il terzo settore è cresciuto del 28% negli ultimi 10 anni e che sono più 300.000 le organizzazioni non profit con 681.000 dipendenti e 270.000 lavoratori esterni. È un fattore impressionante per l'economia del paese. Qual è la possibilità per sostenere la crescita di questo settore, che comunque in questo momento, per quanto riguarda gli aiuti dello Stato, è oggettivamente in difficoltà? E questa crescita in quale direzione va? È una collaborazione pubblico-privato? La vostra banca che ruolo ha in questo? Grazie molto, e grazie al meeting innanzitutto, e poi grazie a te Bernard, perché hai impostato la questione dalla prima notizia, la notizia di prima pagina, cioè quella che il terzo settore italiano non è più una nota a margine dell'economia, è un pezzo fondante dell'economia italiana. Non soltanto perché ci lavorano 1 milione di persone retribuite e 4,5 milioni di volontari, che sono già numeri che fanno impressione, vuol dire che grosso modo, siccome qui siamo tutti quanti adulti, una persona su 6 fa parte del terzo settore qua dentro, siccome siamo a Rimini probabilmente una persona su 3 fa parte del terzo settore. Questo noi ce lo diciamo, abbiamo preso l'abitudine di dircelo con toni qualche volta autolaudatori, qualche volta considerandoci, dico noi perché mi sento parte della tribù, qualche volta invece
con un po' di senso di rivincita, ma insomma mai nella maniera giusta, che è la maniera che porta a fare qualcosa. Ci siamo contati, sappiamo quanti siamo, l'Istat autorevolmente ci dice che abbiamo raggiunto queste dimensioni. Far succedere le conseguenze naturali di tutto questo dal punto di vista della programmazione politica è proprio un altro paio di maniche. Tutte le occasioni che ho io di confrontarmi con un pubblico, con questo pubblico è più facile, io le sfrutto per dire che è arrivato il momento di guardare avanti e vedere come far succedere le cose che favoriscano la crescita dell'economia sociale. Di virtù si muore. Gli animali più belli sono quelli che stanno allo zoo, si potrebbe dire, ovvero quelli che vengono messi in un luogo protetto e lasciati estinguere un pochetto alla volta. Basta con l'epoca delle buone intenzioni e del terzo settore, che è la riserva indiana dei migliori tra noi. Vanno lasciati vivere, fare le loro cose, nessuno di noi le capisce, chissà perché le fanno, e bene o male stanno in piedi. Ci sono alcuni dati, in aggiunta a quelli che ha detto il Presidente in apertura, che fanno ragionare. Intanto questo milione di dipendenti vuol dire più del tessile e del chimico messi insieme, per fare un paragone, di gente che vive del proprio lavoro nel terzo settore. Non contiamo i volontari, che hanno un ruolo fondamentale, non soltanto in senso morale, ma proprio perché sono uno strumento di produzione, perché sono un fattore della produzione e fanno la diversità e la sostenibilità di questo mondo. Poi ci torno nella conclusione di questo primo giro. Un secondo elemento importante che ci dice l'Istat è che questo settore, il terzo settore, cioè l'economia del bene comune, l'economia sociale, come volete, è diventato il primo fornitore di servizi in alcuni ambiti che non sono marginali. L'ambito dell'assistenza, dove si trova incalcolabilmente più avanti della componente privata for profit. L'ambito dello sport, ad esempio. L'ambito dell'istruzione, dove sono stabilmente il secondo fornitore di servizi dopo il pubblico. E anche nell'ambito culturale, se questo nostro sistema dei beni culturali, così manchevole sotto tanti punti di vista, sta in piedi, si deve in una misura significativa al lavoro che fanno le organizzazioni del terzo settore. Torniamo per un secondo allo sport. Lo sport vuol dire in Italia qualcosa come 200.000 organizzazioni. 200.000 organizzazioni. Vi do un termine di paragone. Sapete quante sono in Europa in tutto? 800.000. Vuol dire che un'organizzazione di sport su 4 sta in Italia. Sicuramente ci sarà la sindrome italiana della atomizzazione dell'intrapresa e si potrebbe razionalizzare e farla diventare 100.000 e funzionerebbero meglio. Sicuramente è vero, ma è anche vero che la grande capacità che hanno di coinvolgimento dipende da questa pervasività, da questa presenza ovunque. Non c'è frazione di paesino in Italia che non abbia la sua associazione sportiva. Perché mi intrattengo e vi intrattengo sullo sport? Perché quando si dice che il terzo settore non ha una dignità economica pari a quella del resto dell'economia, si parte dalla considerazione totalmente sbagliata che non produce PIL. Già il fatto di dare 1 milione di stipendi vuol dire un notevole contributo al PIL, ma provate a immaginarvi quanto contribuisce al PIL dei produttori di attrezzature sportive la bellezza di 200.000 organizzazioni di sport. Esisterebbe una industria italiana che produce palloni di calcio, fioretti per tirare di scherma o palloni da pallacanestro se non ci fosse lo sport di base? Quale sarebbe il bilancio da costi sanitari se non ci fosse il movimento sportivo in Italia, visto che 32 miliardi l'anno di spesa pubblica vanno a rimediare i danni in sintesi estrema dell'obesità e della cattiva nutrizione, il cui antidoto si chiama sport? Quant'è il contributo al PIL del terzo settore? Vogliamo continuare a considerarlo sulla base di fattori tradizionali? È ora di girare pagina. Così si rimane marginali e non può più essere così. Come Banca Prossima, in un modo non scientifico, un po' più a spanne, ma con la forza dell'empirismo dei bilanci che devono tornare alla fine dell'anno, io vi dico che questo mondo nel quale si investe, nel quale, per fare un paragone con l'agricoltura, si fa piovere, è un mondo fertilissimo, fertilissimo. Non c'è paese al mondo che somigli all'Italia dal punto di vista del terzo settore, per quantità, per qualità, per resilienza, per creatività. Quando io giro per l'Europa e sento dire che il sistema inglese ha partorito questa novità
mondiale, epocale dell'impact finance e dei social bonds, che non sto a raccontare, mi viene detto che questa potentissima macchina finanziaria è stata messa al lavoro sul tema del recupero delle persone che hanno, diciamo, un handicap sociale, quindi reinserimento lavorativo, in questo caso di ex detenuti, che è la prima importante applicazione del social bond. Si tratta di alcune decine di ex detenuti inglesi che vengono reinseriti al lavoro. Beh, la cooperativa 29 giugno, che cito così giusto per dire, a Roma, fa lavorare per le strade, nei lavori di igiene della città, di pulizia, di mantenimento dei parchi, 1600 dipendenti che sono ex detenuti, più un numero molto limitato che non lo sono. Noi abbiamo questo installato. Noi siamo il paese più avanti di tutti in questa cosa che si chiama economia sociale. In questo thinking social noi siamo infinitamente più avanti degli altri. E questa è una cosa che ci deve far piacere, come ci fa piacere l'eccellenza di soggetti for profit, come quelli che sono stati citati prima, o l'eccellenza del pubblico che riesce a essere ai vertici, diciamo, nelle posizioni di avanguardia. Concludo dicendovi, questa è l'esperienza che noi facciamo come banca, ma la banca fa un calcolo anche molto più terra-terra, dicendo: i soldi che ho prestato sono tornati? Sono tornati con gli interessi? Sono tornati nei tempi dovuti? La risposta sapete quant'è? La risposta quanto è? La risposta è sì, ma è sì nella misura del 99,2%. Cioè vuol dire che se presti 100 euro al terzo settore, te ne tornano indietro almeno 99,2, perché non è detto che quello 0,8 sia perduto, è in corso, diciamo, di recupero in qualche modo, di ristrutturazione del debito. Un settore dell'economia che, oltre ai numeri che ho detto, ha anche la virtù che ho descritto adesso, con questo numero, è un settore che non può più essere trascurato né dalle banche, né dall'iniziativa pubblica, né dai privati for profit, né dai cittadini investitori. Al secondo giro vi dirò cosa intendo dire con questo riferimento. E come ultima cosa, prima di passare la parola al Ministro, io vorrei cercare di dare una ragione un po' meno convenzionale della solita di questa eccellenza nei comportamenti anche del credito e del debito del terzo settore. Non dipende, certamente dipende anche da quello, ma non citiamo sempre il fatto che il terzo settore è fatto di brave persone, perché guardate, è forse il seme della pianta che ho descritto prima, il seme della marginalità, la riserva indiana delle brave persone che vanno lasciate fare nella loro bolla di vetro, perché sono una cosa a parte, non sono per niente una cosa a parte. Il terzo settore lavora su bisogni primari, perché sono tutti bisogni primari quelli ai quali si dedica il terzo settore. È primario dare assistenza a una persona non autosufficiente, è ovvio, ma è primario anche consentire ad un appassionato di musica lirica di andare a vedere la musica lirica, e questa cosa si chiama Associazione degli Amici del Teatro Lirico di Pescara, e questo è fondamentale. Non c'è voluttuario in questo mondo, il che significa che ce n'è un gran bisogno, che viene prima di tutti gli altri bisogni, bisogni primari. Secondo, queste produzioni di servizi sono tutte non delocalizzabili. Rifletteteci, non esisterà mai un cinese che viene a fare il lavoro del terzo settore a un quinto dei prezzi del terzo settore italiano. E questo è importante, perché vuol dire che è un sistema naturalmente protetto. Senza protezionismi è protetto dal mercato. Autoprotetto, è virtuoso in questo senso. E poi c'è il terzo elemento, che qui è di casa, ed è la gratuità. Gratuità del lavoro e dono. E per questo, per ragioni razionali, che prestare denaro al terzo settore funziona, vale la pena e bisogna farlo. Grazie. Comunque penso che sia stato un esempio strepitoso come si può guardare la stessa cosa da diversi punti di vista, da nuovi punti di vista, uscendo da vecchi schemi. Signor Ministro, un paese con grande potenzialità, con imprese che vanno bene, con imprese innovative, però anche un paese con ostacoli, burocrazia è stato detto. Come facciamo a favorire questo alto livello di capitale umano che esce dalle nostre scuole, dalle nostre università? Cosa fa il vostro governo? Grazie, grazie di questo invito. È la seconda volta che mi capita di venire al meeting.
la prima volta è stata nel 2011 ed è evidente che il meeting è un luogo speciale, così speciale che oggi, sentendo le altre persone che sono intervenute, mi sono detto: oddio, ma ho sbagliato convegno, questi devono parlare di un altro paese, questi devono parlare di un paese in cui si riesce a fare impresa, e quindi quando un ministro dice a un amministratore delegato di una grande impresa: ma veramente ci sono tanti che fanno impresa, va su tutti i giornali dicendo: lei fa polemica con Marchionne. No, non sto facendo polemica con Marchionne, sto dicendo esattamente quello che avete raccontato. E quindi la buona notizia è che naturalmente non siamo sulla montagna della trasfigurazione, siamo sempre con i piedi per terra. E allora io l'ho trovata la risposta, non ho la penna oggi, l'ho lasciata a casa, e per primo ho chiesto al Presidente: mi dà una penna? E lui mi ha passato questa penna che si chiama Sisifo Italia. Allora, voi conoscete le fatiche di Sisifo, che si usa come paradigma di chi fatica continuamente per fare quello che deve fare e poi deve ricominciare, e poi ecco, così come Tantalo, no? Come? È stato un augurio la penna. No, però è reale, è assolutamente reale. Ecco, allora si possono fare tutte queste cose che abbiamo sentito, ma bisogna fare una fatica micidiale. Questa è. E quando recentemente qualcuno mi ha detto: ah, ma perché in Italia si lavora poco? Si lavora poco. Quelli che lavorano, lavorano tanto. Il problema è che lavorano pochi. E quando dico lavorano pochi, non sto dicendo che ci sono i famosi fannulloni, dico che evidentemente questo è un paese che non riesce o non è riuscito a trasformare quella crescita in occupazione, per tornare al titolo della nostra tavola rotonda, e dovremmo domandarci perché. Perché non c'è riuscito? E perché non ci sta riuscendo? E cosa dobbiamo fare per riuscirci? Io però, prima di provare a dare delle risposte, ho voluto ritrovare un brano che vi leggo. Nel nostro tempo diventa sempre più rilevante il ruolo del lavoro umano come fattore produttivo delle ricchezze immateriali e materiali. Diventa inoltre evidente come il lavoro di un uomo si intrecci naturalmente con quello di altri uomini. Oggi più che mai lavorare è un lavorare con gli altri, è un lavorare per gli altri, è un fare qualcosa per qualcuno. In effetti, la principale risorsa dell'uomo, insieme con la terra, è l'uomo stesso. È la sua intelligenza che fa scoprire le potenzialità produttive della terra e le multiformi modalità con cui i bisogni umani possono essere soddisfatti. È il suo disciplinato lavoro, in solidale collaborazione, che consente la creazione di comunità di lavoro sempre più ampie e affidabili per operare la trasformazione dell'ambiente naturale e dello stesso ambiente umano. In questo processo sono coinvolte importanti virtù come la diligenza, la laboriosità, la prudenza nell'assumere i ragionevoli rischi, l'affidabilità e la fedeltà nei rapporti interpersonali, la fortezza nell'esecuzione di decisioni difficili e dolorose, ma necessarie per il lavoro comune dell'azienda e per far fronte agli eventuali rovesci di fortuna. Giovanni Paolo II, 1991, centesimus annus. Torniamo a quel momento, quando in questi passaggi Papa Wojtyła ci ricorda due cose fondamentali: che senza lavoro non c'è ricchezza e che la trasformazione da un'economia primaria, un'economia secondaria, addirittura un'economia terziaria, in cui il problema non è più combinare uomini con macchine, ma uomini con uomini, abbiamo una straordinaria opportunità per rendere tutti migliori e creare comunità. Noi l'abbiamo fatta la terziarizzazione,
oggi abbiamo un mondo del terziario che è naturalmente dominante rispetto al mondo del primario e del secondario, dell'agricoltura e del manifatturiero. Ma siamo riusciti a fare tutto questo? Quello di cui parlava Giovanni Paolo II nella sua enciclica? No. La risposta è no. E non ci siamo riusciti per varie ragioni. La prima, perché abbiamo sprecato il tempo. E gli anni che abbiamo sprecato di più sono stati quelli dell'euro. Vedete, io ho avuto l'opportunità straordinaria di lavorare a stretto contatto con Carlo Azeglio Ciampi quando, posso dire, insieme abbiamo fatto l'Unione Monetaria. E allora ci dicevamo, ma se grazie all'euro non ci saranno più crisi finanziarie, cosa sveglierà questo paese? Perché nel passato c'erano state le crisi valutarie, c'erano le crisi valutarie che improvvisamente, come nel settembre del 92, svegliavano il paese e facevano prendere importanti decisioni. Ci dicevamo, cosa sveglierà il paese? Beh, pensate cosa ha svegliato questo paese. Un'altra crisi finanziaria nel 2008 e poi nel 2011. Perché noi non riusciamo a essere persistenti nelle cose che facciamo e a generalizzare le tante buone pratiche che oggi abbiamo sentito? E la domanda è, non sto divagando, adesso arrivo a rispondere, la domanda è: ma l'abbiamo capita questa crisi? L'hanno capite quelle imprese che non sono nate perché abbiamo un tasso di imprenditorialità più basso tra tutti i paesi europei? E la bassa imprenditorialità vuol dire poche nuove imprese che entrano sul mercato e quindi fanno innovazione, magari scalzando chi si è un po' seduto. La retorica dell'Italia fatta di tanti piccoli imprenditori è una retorica che non è purtroppo nei dati degli ultimi 10 anni. Anzi, una retorica nella quale, pensate all'immaginario collettivo, il soggetto da imitare è il manager, non è l'imprenditore. Pensate a quanti imprenditori conosciamo e quanti manager sono nell'immaginario collettivo, con tutto rispetto naturalmente per i manager. Io ho un figlio di 31 anni che vuol fare e fa il manager. Un giorno gli ho chiesto, ma perché non vuoi una tua impresa? E mi rispose, scherzi, investire i miei soldi, rischiare i miei soldi. Ecco, credo che il nostro paese abbia perso questa capacità. E da qui dobbiamo ripartire, ed è per questo che una parte dei fondi che abbiamo messo è proprio sulla autoimprenditorialità, imprenditorialità giovanile, rifinanziando progetti e un canale che era ormai esaurito. Abbiamo ulteriormente semplificato le imprese per i giovani e abbiamo tolto il limite dei 35 anni perché ci sono forse meno giovani come gli anni 50 che hanno voglia di fare impresa perché sono stati espulsi dalla loro impresa e hanno voglia di rimettere. Perché quelli devono pagare migliaia di euro per fare un'impresa e invece un giovane no? Bene, abbiamo tolto questo limite. Allora, primo messaggio, ripartiamo dal fare intrapresa, impresa. Ma abbiamo bisogno di una comunicazione sull'argomento, abbiamo bisogno di passare mezz'ora con i ragazzi, come ho fatto prima nel gioco del lavoro nella casa del welfare, cercando di spiegare quanto è importante anche il lavoro manuale, anche il lavoro professionale, anche il lavoro tecnico e non solo il lavoro concettuale, assolutamente fondamentale. Secondo punto, le imprese hanno investito pochissimo e il paese con loro nel capitale umano. Gli ultimi dati ISTAT ci mostrano come nel 2010 c'è stato un balzo di formazione interna alle imprese rispetto agli anni prima. Ma si parte da livelli bassissimi. Un'impresa che non investe nel proprio capitale umano non solo non ha letto Giovanni Paolo II, ma forse non ha letto neanche i manuali di gestione delle imprese. In una società in cui l'innovazione, il terziario, ma anche nell'agricoltura, ma anche nel manifatturiero e non solo,
la competizione si gioca sulle idee nuove, noi non investiamo abbastanza né nella scuola né all'interno delle imprese. E infine abbiamo investito poco in innovazione organizzativa nel settore pubblico, anzi abbiamo mischiato, come dicevo oggi, il federalismo baby, cioè questo sistema multilivello che non sempre funziona come dovrebbe e non sempre chi dovrebbe intervenire interviene, ed è un ginepraio, ve lo dico in questi 4 mesi di attività da ministro, ma ve lo dico con anni di esperienza di gestione di un'amministrazione pubblica. Abbiamo investito poco in dimensione aziendale. Io lo so che ogni volta mi faccio dei nemici quando dico che piccolo non è necessariamente bello, però è così. Perché piccolo vuol dire non solo scarse economie di scala, ma vuol dire scarsa capacità di investire in ricerca, innovazione, formazione e così via. Questo vuol dire anche trovare i contratti di rete, questi strumenti nuovi che si sta cercando di sviluppare. Ma dobbiamo superare come italiani l'idea che io sono l'unico che sa come si fanno le cose. I dati del censimento della popolazione, dell'industria, ci mostrano come abbiamo tantissime piccole imprese con una struttura proprietaria tipicamente familiare, in cui l'imprenditore ha un basso livello di istruzione, in cui c'è poca innovazione, poca capacità di esportazione, chiusura alla managerialità esterna. E invece quelle anche piccole o medie imprese che hanno cambiato la struttura, si sono aperte e così via, sono molto più competitive. Insomma, un paese fatto di tante forme, ma di tanti limiti. E allora, quello che abbiamo cercato di fare come governo, cito soltanto 2 punti, anche per ricordare quello che è stato citato da Morganti, ma è una banalità, mica tanto. Il fatto che adesso le pubbliche amministrazioni possono dare voucher per lavori, chiamiamoli socialmente utili, che non pesano più sulle spese per retribuzioni delle pubbliche amministrazioni, ma sono dei costi intermedi. Che vuol dire? Vuol dire che oggi le pubbliche amministrazioni hanno dei limiti forti nella spesa per il personale, queste non sono più spese per il personale, vuol dire che sono spese intermedie che possono essere più liberamente utilizzate dalle imprese, dalle pubbliche amministrazioni. Per fare cosa? Per fare lavori utili, sociali, e magari coinvolgere persone di una certa età che hanno ancora voglia di contribuire. Questo è solo un piccolo esempio che forse non è stato citato altre volte, insieme a tutti gli incentivi per i giovani, per le assunzioni e così via. Ultima considerazione che vorrei fare. Voi sapete, io non sono un politico, appunto. Vengo da amministrazioni pubbliche, vengo da gestione di organizzazioni internazionali. Vengo a quello che dicevano in diversi, prima Arcuri e poi anche Moretti. Il tema della responsabilità individuale. Io arrivo all'Istat nel 2009, a un anno dal censimento dell'agricoltura. Riesco a convincere a darci 130 milioni che servivano per fare il censimento dell'agricoltura, e come in tutti i casi nel passato si fa un bel regolamento e bisogna andare al Parlamento e bisogna andare alla Corte dei Conti, insomma in un anno miracolosamente riusciamo a ottenere questo regolamento e il censimento parte regolarmente. Nel frattempo, a maggio del 2010, dobbiamo far partire il censimento della popolazione, 600 milioni di euro, non c'erano i tempi per il regolamento, e allora vado dai ministeri e dico: come si fa? Dice: benissimo, ti diamo i soldi e non facciamo senza regolamento. Dico: prego, ma non serve il regolamento. Ma se lo scriviamo nella legge che non serve, non serve. E quindi come faccio? Ma te li diamo e tu con un tuo atto distribuisci 600 milioni in tutto il paese, fai tutto quello che credi opportuno e tanto la responsabilità è tua. Bene, io mi sono assunto quella responsabilità, naturalmente sentiti i vari ministeri, e abbiamo fatto un censimento della popolazione all'avanguardia mondiale. Perché mi sono assunto la responsabilità?
E perché servono invece i regolamenti? Perché l'amministratore pubblico pensa che se sto all'interno del regolamento nessuno mi può dire niente. Se invece sto fuori dal regolamento, allora mi prendo le responsabilità. Vi faccio questo esempio per dirvi che si possono fare le cose anche nella pubblica amministrazione, ma c'è bisogno di sostenere le persone che lavorano e si assumono responsabilità anche nel settore pubblico. In questo senso questa dicotomia tra settore privato e settore pubblico va superata, perché ci sono tantissime persone che nel settore pubblico lavorano intensamente, magari la notte, per salvare i posti di lavoro di qualcuno, facendo le negoziazioni, imprese, sindacati, fino alle 6:30 del mattino, perché questo sentono come lo loro lavoro. Ecco, concludo questo primo intervento per dire che, al di là delle grandi azioni che la politica può fare, credo che queste considerazioni e quello che abbiamo sentito ci fanno capire che ognuno di noi è interpellato, magari come volontario, come dipendente del terzo settore o di una banca o di un'amministrazione pubblica o di un'impresa. Senza questo sforzo comune e senza tempo accorciato ma persistente, come diceva Moretti, non possiamo cambiare continuamente non solo classe dirigente ma anche Parlamento e Governo. Abbiamo bisogno di essere in questo sforzo consci dei problemi, impegnati nel risolverli, ma viva Dio, come abbiamo sentito oggi, dandoci ogni tanto anche il 5 quando sentiamo storie di successo che esistono anche in Italia. Allora facciamo adesso un secondo round veloce, perché il tempo è quello che è e dobbiamo usarlo molto bene, nel quale chiedo ai quattro rappresentanti dei sistemi imprenditoriali di dire in poche parole ciò di cui sarebbe bisogno perché le loro realtà potessero creare più occupazione. Faccio esempi: mercato del lavoro, contratti dell'apprendistato, tutto ciò che potrebbe aiutare di più perché si potessero inserire persone nelle aziende. Cominciamo sempre da Arcuri. Sì, allora. La risposta sarebbe semplicissima. In Italia, volevo rassicurare la platea, non si occupa, se non marginalmente, di attrarre investimenti diretti dall'estero. E per questo io non sono ancora diventato un paziente di uno psicanalista, ma sono qui a parlarvi più volentieri delle altre cose che noi facciamo, che sono la gestione, come anche il Ministro ricordava prima, di tutti gli strumenti, le agevolazioni e gli incentivi che il Governo mette in campo per lo sviluppo e, quando può, per l'occupazione. Quindi la risposta alla domanda del moderatore che io avrei bisogno di quanti più danari possibile per rifinanziare le misure agevolative che esistono, ma è una risposta, diciamo, che oscilla tra lo scherzoso e l'infantile, perché capisco benissimo della scarsità delle risorse a disposizione. Farei un ragionamento di 3 minuti. Un ragionamento di 3 minuti disordinato. Il primo punto del ragionamento è: noi non siamo, rispetto alla crescita possibile, simili a nessun altro paese europeo a noi comparabile, per 2 ragioni che traccio e non approfondisco. La prima: noi abbiamo il 40% del paese completamente staccato dall'altro 60%. Il prodotto interno lordo pro capite del Mezzogiorno oggi, fatto a 100 la media della Unione Europea, 27, è circa 67. Il prodotto interno lordo pro capite del nord-est e del nord-ovest è circa 125, quindi poco meno del doppio. Questa situazione, ovvero la presenza di un divario di sviluppo endogeno profondo, è la più grande del mondo che noi conosciamo per dimensione e la più vecchia del mondo che noi conosciamo per età. Nel 1951
anno di nascita della mai troppo rimpianta Cassa per il Mezzogiorno, il divario era uguale. Prima questione sulla quale noi dobbiamo fare i conti: noi abbiamo il 40% del paese spaccato rispetto all'altro 60%. Seconda questione, che il ministro ha tratteggiato prima: noi abbiamo un livello di disoccupazione giovanile che ci allontana dal livello di disoccupazione complessivo, che a giugno è il 12,6% e che nella media del resto dell'Unione Europea, come non è il livello di disoccupazione giovanile. Cosa ci serve? In politica si direbbe che ci serve continuare a lavorare sulle politiche di coesione, che sono quelle destinate al tentativo di recuperare il divario, come da qualche anno il governo ha ricominciato a fare. Il Mezzogiorno è fuori dall'agenda di qualsiasi governo degli ultimi 15 anni. L'ultimo governo che si è occupato seriamente della questione meridionale è un governo che non dico da chi era presieduto, che ha governato tra il 98 e il 2000, siamo nel 2013. Da qualche anno si ricomincia a lavorare sulle politiche di coesione, mirabilmente, il che va continuato e rafforzato. Sarebbe anche, così la dico come mi viene, carino che noi ricominciassimo a fare qualche pensiero di politica industriale. In Italia la politica, un progetto di politica industriale degno di essere un progetto per il paese, diciamo che manca da un numero di anni che scegliete voi e che sono significativi rispetto a quello che succede nei paesi diversi dal nostro. Rispetto a questo secondo aspetto, mi sembra che ci siano negli ultimi mesi alcuni segnali di speranza. Diciamo che nei mesi che hanno preceduto questo governo, per ragioni che non sono qui ad elencare, che erano quasi tutte riguardanti la grande crisi che attraversava le nostre finanze, ma non tutte, e sono volutamente polemico, di politica industriale niente. Un po' di filosofia. Negli ultimi mesi si ricomincia, e questo è il secondo aspetto di cui l'Agenzia per lo Sviluppo avrebbe bisogno. Terza cosa, così tengo il tempo, come ho fatto la prima volta, terza cosa non ha niente a che vedere con l'Agenzia per lo Sviluppo, ma se posso ha a che vedere con tutti noi. Io penso che noi siamo stati qualche decennio fa un paese povero, orgoglioso e volitivo. E abbiamo fatto, come si usa dire, un miracolo. Io credo che noi oggi siamo un paese che non è più povero, ma si ritiene semplicemente indebitato, che non è più orgoglioso, ma si è semplicemente ripiegato, e che non è più volitivo, ma è semplicemente apatico. E credo che su questa differenza rispetto ad alcuni anni fa, in cui la condizione generale, la presenza di una crisi profonda, non solo finanziaria a quell'epoca, e la considerazione che condivido completamente del ministro, che dice: perché in Italia noi riusciamo solo a muoverci quando siamo in difficoltà e non riusciamo a tenere quella che si chiama la sostenibilità del nostro movimento virtuoso? Secondo me intorno a queste tre cose si può, al di là delle politiche di coesione indispensabili e delle politiche industriali benvenute ove ritornassero, dare la risposta che stiamo cercando da questa nostra discussione. Grazie. Grazie. Francesco Caio. Grazie. Anch'io spesso penso che gli italiani sono stati i più bravi poveri al mondo e come ricchi siamo un disastro, proprio assolutamente negati. Sì, no, poi indebitati, sempre alla fine. Esatto.
Una considerazione può sembrare captatio benevolenza, ma non lo è. Io non ho nulla da chiedere al Ministro, solo che resti lì, ecco, perché ad avercene. Quello che però volevo condividere è questo. Io sono abbastanza convinto che le dinamiche di crescita del business model o del modello di impresa dal quale veniamo saranno molto diverse, ma veramente diverse. Quindi il rischio di una crisi permanente, non perché congiunturalmente c'è, ma perché cambiano le dinamiche di come i ragazzi e le ragazze trovano il lavoro, c'è. Qui va fatta una riflessione importantissima, perché il lavoro ne arriva in abbondanza, ce n'è in abbondanza, ma in settori completamente diversi. Sarà più breve, sarà per progetto, sarà internazionale, sarà molto più basato sulla conoscenza, non che dire che non ci siano dei lavori manuali, ma cambia profondamente il mondo del lavoro. E questo io non penso che ci sia una sufficiente consapevolezza. Questo significa che noi dobbiamo spingere i nostri ragazzi verso l'università, verso una formazione sempre crescente. Io ogni tanto sento dire che in Italia l'università tanto non serve più. Non è vero che l'università non serve più. L'università è essenziale. Adesso non so se riesce a questa è una chart col quale gira Barroso in Europa. E il numero di ragazzi fra i 30 e i 34 anni, bontà sua li chiama ragazzi, laureati in Italia. Siamo qui, voi siete qui, noi siamo qui, e questa colonnina qui in basso. Siamo gli asini d'Europa. Ma se voi guardate l'Eurofound Statistics pubblicata a marzo, loro dicono che il mercato del lavoro in Europa si è polarizzato, sono aumentati quelli a basso reddito e aumentati quelli a alto reddito, con una sola eccezione. L'Italia, dove sono solo aumentati quelli a basso reddito. Cioè, i ragazzi se ne vanno, se ne stanno andando, ma capiterà anche a voi di sentire ragazzi, vostri figli o figli di vostri amici che vogliono andare fuori a lavorare. E io gli dico andateci, però non va bene, neanche quello che gli dico io, perché se non si crea una base della conoscenza diversa, noi siamo del gatto come paese. E l'altra cosa, ne parlavo con il ministro Carrozza, figuratevi il digitale, tutte le volte che volete digitale, però la scuola deve imparare anche a comunicare, che studiassero l'italiano sti ragazzi. Cioè, voi sapete che a me ha fatto specie l'altro giorno parlando con un professore di Harvard, che loro oggi danno una forte valenza alla capacità di sintesi, che si chiama riassunto, si chiamava riassunto nelle elementari, e adesso non c'è più. Questo adesso non è che c'entra questo, eh? C'è Twitter, sì, ho capito, però l'altra è giusto, eh? È giusto, alla quale si ispira il nostro legislatore, perché se tu provi a leggere un qualsiasi decreto è pieno di asterischi, palline, eccetera. No, scusate. Adesso chiudo veramente su una cosa invece che è altrettanto importante e molto più dolorosa, e vale a dire la crescita dell'impresa o l'evoluzione dell'impresa, essendo il sistema nel suo complesso un organo vivente, passa da very good news di imprese che crescono e less good news di imprese che purtroppo, ma è naturale e anche legittimo e giusto, si avviano al declino. L'Italia ha perso, secondo me, la serenità di poter guardare in faccia questi problemi chiamandoli tali. Io ho girato molti settori, sono stato privilegiato, ho fatto lavatrici, ho fatto telecomunicazioni, ho fatto motori d'aereo. Non so quanti in questa platea, so che anche uno delle aziende che supportano il meeting è di telecomunicazioni. Telecomunicazioni è un disastro annunciato, eh? Io 20 anni fa ho fatto Omnit, noi avevamo due obiettivi: mettere più antenne possibili e aprire più negozi possibili. Oggi le antenne ce n'è anche troppe, i negozi pure, ma l'occupazione non si è ancora mossa. Queste cose qui bisogna con serenità guardarle e capire come si risolvono, perché l'occupazione e la nuova occupazione si crea anche trovando dei meccanismi socialmente sostenibili, ma queste cose si affrontano e si devono affrontare, perché se no marciscono sotto il tavolo. Penso che questa sia una riflessione che, diciamo, mi auguro si possa fare nei prossimi mesi. Grazie.
Mauro Moretti. Ma cosa chiedo al Ministro? Intanto di continuare di fare quello che sta facendo. Non sentiamo più parlare di articolo 18, per fortuna, perché tanto non ne abbiamo bisogno, e stiamo facendo finalmente una legislazione del lavoro di tipo europeo, che è indispensabile per quello che ha detto adesso Francesco Caio. Non essendoci più garanzia di stabilità di un unico lavoro per la vita e dovendo congiungere vari pezzi di vita, allora il problema di garantire l'inclusione sociale, non so come la chiamate, ma un reddito minimo affinché i punti di raccordo possano essere gestiti senza avere una dramma sociale, questa è la questione fondamentale del futuro, perché col cambiamento veloce che avremo dovremo sempre più abituarci a dover rappezzare cicli di vita con momenti di riformazione e di sostegno ad altri elementi di espressione di lavoro, di lavori diversi. L'Italia su sta roba qui è veramente il fanalino di coda, quindi io ringrazio questa cosa, abbiamo vista dentro il decreto fare, e però prima in conferenza stampa ho ascoltato anche altre emissioni che però credo che poi il Ministro dirà, che sono assolutamente indispensabili, perché altrimenti non riusciamo a ricostruire una maglia che garantisca una tenuta sociale pur nelle difficoltà che vi sono e che devono farci capire che anche la morte di un'azienda, io voglio essere molto esplicito su questo perché altrimenti non riusciamo a capirci, anche la morte di un'azienda, se non c'è nessuna speranza di doverla riportare in vita, è doverosa. Non si deve salvare l'azienda in sé, si deve dare garanzia sociale a quei lavoratori di poter essere traghettati verso un altro lavoro e possibilmente un lavoro qualificato. Buttare via soldi in imprese morte è un dramma, è peccato, verrei da dire qui da voi. Secondo grande problema, il Ministro l'ha detto en passant, io su questo invece voglio fortemente sottolineare. Noi in Italia da un po' di tempo siamo abituati, perché abbiamo avuto dei grandi padri nobili che ce lo dicono tutti i giorni, che siamo la seconda manifattura, bla bla bla, vero. Però noi viviamo ormai di servizi per il 75% del nostro lavoro, o sbaglio? Il problema è che sulla parte servizi noi non abbiamo le stesse garanzie, gli stessi supporti che si hanno nella parte manifattura. Dobbiamo omogeneizzare. Vi faccio l'esempio del settore dei trasporti che conosco bene. Io ho presentato il caso mio, che è un caso delle Ferrovie dello Stato italiano, che è un caso stranissimo perché eravamo morti e siamo risuscitati, ma se voi fate un attimo il pensiero di quello che succede nel mondo dei trasporti in Italia, è tutto in crisi, sia quelli vecchi che quelli nuovi, sono già tutti in crisi. Come fare allora in un mondo come questo, che nell'insieme fattura più o meno 12, no, se metto dentro anche escluso le Ferrovie dello Stato, diciamo così, sono 25 miliardi di fatturato, escluso la parte merci, che non è quantificabile, come fare a determinare gli elementi per una riconversione di settore indispensabile, gestendola senza drammi e senza ricatti? Ora, questo problema è indispensabile, né si può pensare di affidarlo, come io ogni tanto sento dire a qualcuno, che lo deve gestire l'autorità dei trasporti. Ma insomma, ragazzi, la politica la fanno i politici, le autorità fanno altro mestiere. Quindi gli elementi di ritessuto anche di tutta la parte dei servizi, di quello che sono le norme sul lavoro che vengono dalla matrice industriale e manifatturiera, ma devono essere estese per quella riproduzione che prima dicevo, è fondamentale. Io vi faccio riflettere su questo in relazione a tre cose che sono venute fuori proprio in questi giorni sui giornali. Uno sulla stampa internazionale, sull'Economist, parlava del computer nella logica del cervello, programma Brain che ha lanciato Obama in aprile. Capite cosa vuol dire? Altro che robot di cui parlava Repubblica stamattina, secondo articolo. E quello che diceva ieri Severino in risposta a Irti. Ormai c'è un'attrazione della tecnica e dell'innovazione tecnica e tecnologica in sé che è funzionale e si sostituisce a quella che è la normale concezione che era propria invece di un fattore della produzione che era il capitale. Se non altro perché siamo globalizzati, perché siamo divisi in un mondo in due parti, non sono più la parte comunista e liberale, ma adesso abbiamo la parte di cultura europea e la parte di cultura asiatica, e si sta mettendo sul mercato anche quella di cultura africana. In questo mondo noi o ricostruiamo degli elementi di gestione congiunturale
che ci permettono, ripeto, senza drammi, dare la possibilità alla gente di riconvertirsi in qualsiasi periodo della loro lunga vita di lavoro, perché dobbiamo arrivare a 67 anni, oppure non ce la faremo. Quindi questo ritengo sia un punto fondamentale. Io mi auguro che il ministro Giovannini possa mantenere a lungo il suo incarico per poter produrre questa cosa che è indispensabile per il nostro Paese. Morgatti. Allora, io ho concluso con i segni positivi di questa economia del terzo settore nella quale è giusto credere per ragioni di testa oltre che di cuore. Devo dire che questa economia cresce, si mantiene, si sostiene, è così resiliente, nonostante sia piuttosto dimenticata ed emarginata e nonostante si siano fatte delle cose che magari sono passate inosservate ma che hanno avuto un peso tutto negativo. Penso alla cosa che è successa al giro scorso, col governo scorso, l'abolizione dell'Agenzia per il Terzo Settore è un caso di un tale cretinismo politico, mi dispiace usare un termine volgare e offensivo potrà apparire, però la prima offesa è quella del terzo settore che da un giorno a un altro ha perduto un'agenzia quando ce ne sono delle altre, le potremmo enumerare, che non sono di per sé più importanti di un luogo, questa è un'agenzia, un luogo terzo dove il terzo settore, l'economia sociale, smettiamo di chiamarla terzo settore perché presume primo e secondo che sono in ordine di importanza e non è più così, ma dicevo un luogo terzo dove l'economia sociale si confronta con gli altri pezzi delle economie e delle istituzioni. Trasformare questa cosa, che è una piazza libera, in un ufficio del Ministero è proprio sbagliato. Io lo dico di fronte a chi ha ereditato gli effetti di questa riforma, che riforma non è un taglio malaugurato, sbagliato, immotivato, impresentabile di fronte a quella crescita del 28% di soggetti e di fronte a una crescita di occupazione del 39%. Parliamo di questo, il terzo settore è cresciuto del 39% di occupati pagati più il volontariato, quindi ci sono delle cose che sono state brutti segnali di disattenzione, disaffezione e addirittura ostilità. È anche colpa del terzo settore che alla fine si innamora della sua condizione di riserva indiana e che alla fine considera tutti gli altri come giacchette blu, che li hanno cacciati dove non meritavano di essere cacciati e quindi non c'è dialogo. Invece il dialogo ci deve essere e deve essere da due parti. Questo è il punto di partenza. Io poi ho delle richieste specifiche. Per esempio oggi il riconoscimento legale di un soggetto non profit lo fanno le prefetture. Ma vi immaginate una scelta più infelice di questa, più sbagliata di questa e più sperequativa di questa? Voi vi immaginate che nelle prefetture, che hanno altre cose da fare, si sia determinata una competenza trasversale e ugualmente distribuita in tutto il paese, tale da consentire ad un ufficio di una prefettura di dire tu sì, tu no, in termini di titolo ad avere il riconoscimento di soggetto non profit, di soggetto insomma, di appartenente a quell'economia, che è proprio la carta d'identità per poter stare al mondo. E questa carta d'identità me la deve dare la prefettura? Con quali competenze? Su che base? Si tratta di un problema di ordine pubblico o si tratta piuttosto di un problema di vita civile? Questo è un primo elemento. Qui bisogna inventare qualcosa di diverso. Probabilmente la soluzione è nel riconoscimento di professionisti, penso ai notai, che oggi come oggi danno il via libera alla costituzione di un SRL, perché non devono farlo nei confronti di una fondazione o di un altro soggetto di terzo settore, per esempio. E non è un fatto minore, perché si tratta proprio del soggetto che ti dà titolo ad esistere, quindi è proprio chi ti rilascia un documento d'esistenza. Poi ci sono nuovi settori nei quali il terzo settore si deve spingere, l'economia sociale si deve spingere. Sono vittima di questo terzo settore, me ne libererò prima o poi. Ma l'economia sociale deve spingersi in altri ambiti. Nei beni culturali già sta facendo molto, ma fa molto un po' come gli esploratori del polo fanno molto. Si spingono al massimo le loro capacità e procedono sulla banchisa. Bisogna sostenerli. Bisogna individuare la natura di soggetto di economia sociale come preferibile ad altre nature per la gestione, per esempio, dei beni culturali. Ma anche per la gestione, a proposito di nuovi settori, di altri beni comuni. L'acqua, per esempio. È così necessario che si passi da una condizione di pubblicità ad una condizione di privatizzazione for profit. Quando si parla di un acquedotto non c'è spazio per l'impresa sociale, per esempio,
Pompei è un problema che è stato attorno ai beni culturali. Pompei è un problema che ha avuto una sua soluzione emergenziale non meno meritoria di quella, per questo, di quella che è stata trovata dall'attuale governo, ma possibile che non ci sia nient'altro da fare di quello che è stato fatto? Possibile che non ci fosse spazio per l'impresa sociale per gestire un patrimonio di quella capacità, di quella potenzialità verso l'intero mondo? Questi sono soltanto due esempi, ma ce ne sono tanti altri di ambiti nei quali il terzo settore deve espandersi. Espandersi è un fatto, è il coraggio dell'esploratore del polo, bisogna dotarlo dei cani slitta giusti e delle condizioni giuste per andare a fare la sua esplorazione. Secondo punto fondamentale. C'è un terzo punto, un po' istituzionale, di architettura dei governi. Ma è possibile che l'Italia, a fronte di tutto questo, vi assicuro, a fronte del movimento di non profit più ricco, più importante che c'è al mondo, non abbia nemmeno un ministro? È così irrazionale chiedere che esista un ministro come ce n'è uno in Francia, ministro dell'economia sociale e solidale. Non c'è necessità di una regia centrale forte nelle mani di un ministro? Mi spingo un po' più là, visto che c'è un tema di sussidiarietà. Prima parlavo dei notai che potrebbero fare la sussidiarietà rispetto alle prefetture. Chiamiamolo ministro della sussidiarietà, visto che è un tema fondamentale. Forse un po' di fantascienza, benissimo, va benissimo, va tutto. Io sono abituato anche a dirle grosse, perché non dovrebbe esistere? Abbiamo un tema di applicazione di questo valore, perché è un valore, in tutte le direzioni possibili. Questo è un tema tipico. C'è un altro tema importante, che è quello, l'ho citato prima, della nascita in altri paesi che non hanno un terzo settore paragonabile al nostro, come l'Inghilterra, la nascita di strumenti finanziari molto evoluti, molto avanzati, che sono in condizioni di proiettare l'economia sociale oltre i limiti attuali. Penso appunto a tutto ciò che è stato creato all'insegna del sociale in Inghilterra. È il momento di portare i social bond in Italia, perché se sbarcassero in Italia, con tutta la serie di modifiche anche formali che bisogna portare alle leggi e ai regolamenti, se sbarcassero in Italia verserebbero capacità economiche su un installato, cioè su un'economia sociale immensamente varia, ricca e resiliente. Voglio concludere con un particolare. Prima parlavo di resilienza e di creatività. Non è sorprendente che l'Italia del terzo settore sia la stessa Italia del calzaturiero, la stessa Italia che ha fatto la fortuna degli italiani all'insegna della creatività, del piccolo, non dico è bello, ma del piccolo è geniale. Il terzo settore è tipicamente geniale nelle sue soluzioni e se ne sono accorti tutti, tranne i sottoscritti, tranne noi italiani, comprese le istituzioni. Noi non lo sappiamo, ma gli Emirati Arabi, nel momento in cui devono pensare al loro sistema di asili nido, perché non ne hanno mai avuti prima, vengono a Reggio Emilia e si rivolgono alla cooperazione sociale italiana per impiantare un sistema di asili nido negli Emirati. In Cina c'è una partita aperta di residenze sanitarie assistite che verranno gestite in parte, non tutte, ma da soggetti italiani e sulla base delle esperienze italiane, che sono le più avanzate al mondo. L'inserimento lavorativo degli ex, dei veterani di guerra in Inghilterra viene fatto anche da una cooperativa sociale italiana di Perugia che si impegna da anni nel reinserimento lavorativo. Sono tutte esperienze di punta. Cosa voglio dire? Queste esperienze di punta sono o non sono sufficienti a che si faccia, lasciatemi usare un termine un po' provocatorio, una missione commerciale del terzo settore all'estero? Facciamo vedere quello che sappiamo fare come non profit italiano e facciamolo vedere in giro. Ci sono problemi giganteschi aperti in tutto il mondo e il fatto che l'Italia abbia sperimentato così tanto va tradotto in valore, quindi è perfino possibile un export di queste esperienze. Ma prima di tutto questo, o insieme a tutto questo, bisogna ragionare su quello che si fa qui in Italia. E allora queste misure, che sono quelle che ho citato, comprese quelle un po' più fantasiose, sono misure che vanno prese adesso. Grazie. Penso che in questo caso in modo particolare dobbiamo fare leva sulla sua esperienza nella scuola elementare di fare il riassunto. Sì. Vorrei solo una frase solo, un'osservazione solo su apprendistato, primo livello.
perché penso che questo sia una leva importantissima per congiungere esperienza professionale che dia al ragazzo il bagaglio di attraversare i vari cambiamenti che deve affrontare nella sua vita. Sì, comincio proprio da questo punto. Da 4 mesi Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, guardando la legislazione, parlando con gli operatori, con i sindacati, con le regioni, sono rimasto stupito di 2 buchi enormi che abbiamo nel nostro sistema. Il primo è un insieme di servizi per l'impiego che non sono all'altezza di cui abbiamo bisogno anche per i motivi che diceva Moretti. I servizi per l'impiego oggi in Italia, 560 centri per l'impiego più le agenzie per il lavoro eccetera, hanno come al solito punte di eccellenza, punte non di eccellenza, ma non sono un sistema. Non sono un sistema né informativo né di documentazione, non sono un sistema, sono N pezzi. Nel decreto abbiamo messo appunto, abbiamo avviato questa struttura di missione in cui ci sono tutti gli attori al tavolo, si riunisce di nuovo il 4 settembre, e entro ottobre proporremo una riforma organica dei centri per l'impiego e dei servizi per il lavoro. Senza quelli, diciamocelo, a un disoccupato o a un giovane, auguri. Oggi i centri per l'impiego intermediano il 3% dei lavoratori assunti. Non esiste. Poi naturalmente abbiamo 6.600 persone, molte delle quali fanno un lavoro molto attento, quando in Inghilterra ce ne sono 100.000. Ora non sto proponendo di averne 100.000 in Italia. Noi spendiamo 500 milioni più o meno all'anno per i centri per l'impiego, per i servizi per l'impiego, in Francia e in Germania spendono 5 miliardi. È un investimento, non è un costo. Allora, questa è la prima cosa di cui mi sono convinto, c'è un buco enorme, riforma strutturale altrettanto importante di altre riforme strutturali di cui per anni abbiamo parlato, io questa non l'avevo mai sentita dire, tentiamo di metterla in campo nei prossimi mesi. Questo ha a che fare, è strettamente collegato al tema apprendistato, al tema formazione, al tema della nostra capacità di prendere per mano le persone e orientarle, non portarle, ma orientarle nella direzione giusta. Secondo punto, buco enorme, reddito minimo di inserimento, di inclusione. Perché quel buco, cioè il fatto che noi non abbiamo un sistema di attivazione che però nel frattempo ti sostiene economicamente, ci ha spinto a allungare gli ammortizzatori del lavoro, così che ci abbiamo gente in mobilità da 10 anni, benché il posto di lavoro ormai sia perso, e abbiamo dall'altra parte cercato di allungare il sistema pensionistico con le pensioni di anzianità e tutte le altre cose per tentare di colmare questo buco centrale. Ora le pensioni per anzianità non ce l'abbiamo più, gli ammortizzatori in deroga non solo ci costano quello che ci costano, se non affrontiamo questo pilastro fondamentale non andiamo molto lontano, soprattutto per gestire le mini crisi continue settoriali o di impresa che in un mondo come quello che ci aspetta, quello che conosciamo, avverranno continuamente. Sull'apprendistato in particolare la cosa non funziona, abbiamo messo un limite: se entro il 30 settembre le regioni non legiferano in modo coordinato scatta la tagliola, forse un po' semplificatrice, che noi abbiamo messo in campo, ma su 2,5 milioni di contratti di lavoro firmati ogni trimestre, i contratti di apprendistato, che pure hanno un vantaggio contributivo straordinario, sono 70.000, 80.000, cioè inesistente. Magari dovremmo chiamarlo in un altro modo, perché purtroppo le parole si... No? Quando uno ci ha attaccato un elemento negativo nell'orecchio di tanti, non crediamo che invece dobbiamo cambiarlo, anche perché tutta Europa va in questa direzione, crediamo di poter fare qualcosa, ma qui servono le regioni soprattutto a lavorare insieme. Gli asini d'Europa,
Aspettate che arriva la rilevazione PIAC dell'OCSE, che è la rilevazione PISA che normalmente si fa per i quindicenni. PIAC è applicata a tutta la popolazione italiana. Io ero all'OCSE quando abbiamo sviluppato questa rilevazione, ho sempre sperato di non entrare nel campione perché temevo che la mia autostima sarebbe crollata. I risultati preliminari sono molto preoccupanti. Per questo con il ministro Carrozza da settembre iniziamo a un progetto per un programma di formazione che però deve riguardare tutti, non soltanto chi lavora, non soltanto chi è oggi studente, perché PIAC è stato costruito per cercare di capire qual è la capacità delle persone di vivere nel mondo complicato in cui viviamo, e noi siamo in una posizione drammatica. Dobbiamo prendere coscienza di questo, che studiare di più a tutti i livelli è un must, è una necessità assoluta, a tutti i livelli, in tutte le aree, a tutte le età. Però abbiamo anche bisogno di guardare al futuro e dare spazio a chi questo futuro ce l'ha in mente. Sempre quel figlio di cui vi ho parlato adesso ha deciso di investire invece una parte dei suoi soldi in un incubatore e ha incontrato un ragazzo, 28 anni, ingegnere, è stato alla NASA, ha fatto un progetto, gli erano bocciato, ha deciso di andarsene. Obama ha saputo di questo progetto, ha cacciato il direttore che l'aveva cacciato, l'ha riassunto come consulente. Sapete qual è il progetto? Abbiamo un problema nei viaggi verso Marte, che sono lunghi. Allora prendiamo un asteroide, lo spostiamo sulla rotta tra la Terra e Marte, lo collochiamo in una posizione precisa perché lì sta fermo, e a questo punto ci facciamo la stazione intermedia per andare su Marte. Questo era il progetto di questo ragazzo. Andate su Google e cercate cattura di asteroidi e vedete che cosa la NASA sta pensando di fare per catturare asteroidi pieni di materie prime e sfruttarli. Allora, visionari così, forse anche noi avremmo detto: ragazzi, sei un po' matto, cioè non torna quando hai un'altra idea. E invece no. Io ho visto una volta un bellissimo servizio alla televisione di due meccanici italiani che avevano reinventato la ruota. Ma voi immaginate reinventare la ruota? E cosa dicevano? Noi eravamo a un bar, stavamo prendendo un aperitivo nella Romagna, naturalmente. Abbiamo visto questa ruota, una macchina arrivata, abbiamo detto: ma perché noi giriamo la ruota dal centro? È la cosa più inefficiente del mondo. La ruota si gira più facilmente spostandola dalla circonferenza, non dal centro. E quindi hanno inventato un sistema di rinvii che, secondo loro, facendo girare le ruote dall'esterno e non dall'interno, tagliano il 40% i combustibili necessari per i motori. Non ne ho più sentito parlare. Vi ricordate Indiana Jones, dove il primo mettono in un magazzino con tutte le idee segrete? Ecco, secondo me l'hanno chiusi in una cassa, l'hanno messi da una parte. Io non so se è una buona idea o meno, ma è così che ragionano i venture capitalist, di cui oggi sentiamo un bisogno enorme in Italia. E questo lo dico e mi avvio alla conclusione, perché il dibattito di oggi ci ha fatto vedere che ci sono pezzi d'Italia che ragionano e realizzano in questa direzione. Bene, a me piacerebbe una comunicazione pubblica che, accanto ai tanti problemi che ci sono, facesse anche vedere le tante idee che nascono in Italia e magari quelle che nascono fuori Italia, così che qualcuno le importi, le realizzi, e non soltanto il brutto che abbiamo, e ce n'è tanto purtroppo. Morganti ha usato spesso la parola resilienza. Che vuol dire resilienza? Una parola che abbiamo in italiano ma che non usiamo, è la capacità di reagire agli shock. Ecco,
Sono molto contento che Monica Maggioni, direttore di Rai News 24, si è impegnata in un dibattito di qualche mese fa con me a dire a settembre parte la trasmissione Resilienza, che documenterà casi di imprese che non hanno mollato, che di fronte alle difficoltà hanno trovato una soluzione e magari quelle soluzioni serviranno ad altri. Concludo a questo punto con due osservazioni molto rapide. La prima, non profit. Insieme al Vice Ministro Guerra ce lo siamo detti. Adesso a settembre abbiamo un gruppo per ridiscutere la legislazione sul terzo settore. Come abbiamo detto a Bertinoro l'anno scorso, cambiamogli nome, perché questa idea della medaglia di bronzo andava bene quando Stefano Zamagni, che tra l'altro collaborò a scrivere l'enciclica, aveva l'idea del primo settore, il privato, lo Stato, il non... però il terzo settore dà l'idea di una cosa, appunto, un po' troviamo una... fate un concorso per un nuovo nome di questo settore, che sia più appealing, sia più, e che dia conto della motivazione e del senso di quello che si fa. Dicevo, concludo con due citazioni, se mi permettete. La prima è ancora Sisifo. Santa Wikipedia ricorda che in tutti i miti che lo riguardano, Sisifo appare come il più scaltro dei mortali e il meno scrupoloso. E a cosa viene condannato Sisifo? A spingere lungo una montagna un masso che quando arriva in cima gli rotola indietro, deve tornare indietro. Vi ricorda qualcosa anche nel dibattito di questi giorni? Ecco. Cioè questa idea che noi riusciamo anche a portare questi massi in cima alla montagna, ma poi per qualche ragione ci scivola, siamo poco scrupolosi, ci abbiamo messo forse poche zeppe e quella rotola indietro e dobbiamo ricominciare da capo. Superare questo atteggiamento, superare questa mancanza di prospettiva, credo che ci porterebbe dalla crisi, fuori dalla crisi più facilmente. Non voglio fare il generico, perché poi ognuno nel suo lavoro deve impegnarsi a fondo, e io nel mio piccolo è quello che cerco di fare. L'ultima citazione riguarda Manzoni, ed è di nuovo una cosa che riguarda tutti noi. Noi ci aspettiamo sempre qualcosa, ci aspettiamo da tutti qualcosa, e in particolare dai politici, giustamente. Dice Manzoni, ora sapete com'è l'aspettativa, immaginosa, credula, sicura, alla prova poi difficile, schizzinosa, non trova mai tanto che le basti, perché in sostanza non sapeva quello che si volesse. Ecco, riuscire attraverso momenti come questi a elaborare qualcosa che si vuole, ma non in un dibattito, che si vuole realizzare, di nuovo ci farebbe passare da un'aspettativa alla Manzoni a una progettazione che farebbe riemergere l'uomo da quell'emergenza, da titolo a tutto il convegno, e ricordando Giovanni Paolo II, farebbe emergere quel valore che il lavoro produce per tutti noi. Grazie. Io ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio il signor Ministro. E penso che, dato che la crescita dipende da decisioni che prende ognuno di noi, come giustamente è stato detto, e dato che queste decisioni possono essere lungimiranti, frutti di speranza, o paralizzanti, frutti di paure, penso che questo incontro ha contribuito a superare questa emergenza che spesso si vive in questo Paese, che è stato chiamato apatia, che è stato chiamato rassegnazione, e che invece sono aperte strade nuove, esempi positivi che ci incoraggiano forse anche a catturare qualche asteroide che per ora ci sembra troppo lontano. Grazie. La porto via.